Presentato il padiglione Monegasco, che farà bella mostra di sé a Milano durante i 186 giorni dell'Expo Universale 2015. L'edificio, realizzato con il concorso di numerosi sponsor, ospiterà lo spirito del Principato, intonato ai temi della salvaguardia del pianeta e del sostentamento alimentare dei popoli, temi portanti dell'evento internazionale. La presenza del Principato di Monaco all'esposizione è una scelta del principe sovrano e per mostrare che noi siamo attivi nell'ambito della cooperazione internazionale e di trovare soluzioni per un sviluppo durabile. Dunque abbiamo previsto un padiglione che sarà un padiglione riciclabile e che dopo l'Expo sarà dato al Burkina Faso in un quadro di cooperazione internazionale per fare una scuola. La struttura dunque potrà essere riutilizzata e, affidata alla Croce Rossa Monegasca, sarà trasportata e rimontata in Burkina Faso, dove alla periferia di Bamako la Croce Rossa locale la utilizzerà come centro di formazione per aiutare lo sviluppo del paese. Il Principato di Monaco mi ha chiesto di comunicare un messaggio che andasse oltre l'immagine comune di Monaco glamour e di comunicare invece l'impegno del Principato nella globalità delle necessità del mondo, vedi in particolare l'impegno nella protezione dell'ambiente e nei progetti di cooperazione internazionale che il Principato ha in corso. Di conseguenza, già a livello dell'edificio abbiamo cercato di introdurre alcuni elementi che rappresentano la comunicazione tra le genti del mondo e che non sono tanto, si pensa a internet, al cavo, no. Se pensiamo a qual è l'oggetto che è uguale, identico e comunica con tutto il mondo, è il container. E quindi quello è stato il primo oggetto che abbiamo pensato di utilizzare per raccontare che Monaco muove idee, cooperazione, materiali, food, muove una serie di cose. L'altro tema dell'Expo è nutrire il mondo in maniera sostenibile. Di nuovo, Monaco non ha le estensioni, i campi di grano per produrre e sfamare il mondo, ma può fare ricerca sulla biodiversità in mare. Ci sono tutta una serie di temi in cui il Principato è attivo e di conseguenza inserire una grande rappresentazione di verde che è quella grande vela coperta e attrezzata a verde, dove succederanno anche piccoli esperimenti, non solo della semplice vegetazione decorativa. La forma, infine, che ricorda una tenda berbera, perché la tenda è l'archetipo della casa, della copertura, della protezione, è il senso dell'aiuto e della cooperazione. Ecco, da questi tre elementi poi è uscito l'edificio e di lì in poi quello che ci sta dentro, le varie funzioni e tutto il resto. Il padiglione di Monaco sarà molto ben posizionato accanto a quello dell'Arabia Saudita, del Giappone e della Russia. Al suo interno i visitatori potranno trovare gli argomenti principi dell'azione monegasca in esposizioni multimediali, per esempio sull'acidificazione degli oceani e sulla difesa delle foreste. Non mancherà la tradizione e la cultura del territorio, proposte attraverso la cucina del luogo. Dopo Milano, la prossima Expo sarà nel 2020 ad Astana, in Kazakistan, seguendo la regola che fissa le esposizioni universali negli anni che finiscono in 0 e in 5.